Vediamo ora le modalità di conservazione per le varie tipologie di prodotti ortofrutticoli. È necessario riporre i prodotti ortofrutticoli freschi di prima gamma nella zona meno fredda del frigorifero, ovvero il cassetto posto nella parte inferiore dell'elettrodomestico. E soprattutto dobbiamo porli separati dagli altri alimenti. Ricordiamoci che il frigorifero mantiene fresche le verdure, ma non riesce a conservare intatte le proprietà nutritive, alcune delle quali si possono perdere col trascorrere del tempo. Prodotti alterati sia a livello visivo che olfattivo non devono essere considerati commestibili. Ricordiamoci per alcuni prodotti, come per esempio le patate, l'importanza di conservarli in un luogo buio, fresco e asciutto. I prodotti ortofrutticoli di seconda gamma, ovvero i prodotti che sono sotto forma di conserve, possono essere mantenuti a temperatura ambiente fino al momento dell'apertura della confezione. Dopodiché vanno conservati in frigorifero e consumati entro pochi giorni. Per quanto riguarda i prodotti di terza gamma, dobbiamo distinguere i prodotti surgelati dai congelati. Infatti, se mantenuti alle idonee temperature di conservazione, i surgelati non subiscono perdite qualitative di elementi nutritivi. Anzi, nel caso dei sali minerali, il loro contenuto è superiore rispetto ad un prodotto dell'ortofrutta che viene conservato in frigorifero per più di 24 ore. I prodotti congelati, invece, a causa del lento raffreddamento e della formazione di macrocristalli di ghiaccio che danneggiano la struttura dell'alimento, vanno incontro a maggiori perdite in qualità organolettiche, come per esempio la consistenza e il sapore, ma anche in principi nutritivi. Nel caso di una congelazione casalinga è necessario usare sacchetti monouso per alimenti, ponendovi un'etichetta con le informazioni sul prodotto e la data di congelamento. I prodotti di quarta gamma pronti al consumo hanno una durabilità limitata a pochi giorni e devono essere conservati in frigorifero. Nel caso specifico dell'insalata confezionata già lavata, deve essere consumata entro 2 giorni dall'apertura e comunque non oltre la data di scadenza riportata sulla confezione. Infine, i prodotti di quinta gamma, come quelli di quarta, vanno conservati in frigorifero, ma essendo precotti o sottovuoto o in atmosfera modificata, hanno una durabilità superiore e variabile. In generale, comunque, per i prodotti diversi dalla prima gamma è necessario seguire le istruzioni sulle modalità e sui tempi di conservazione riportate sulla confezione dal produttore.